Ritornano in presenza le giornate di orientamento dell'Università di Cagliari. L'appuntamento per studenti e studentesse che vorranno conoscere da vicino i corsi di laurea e i servizi offerti dall'università è per il 2, il 3 e il 4 marzo alla Cittadella Universitaria di Monserrato. L'Ateneo ha già raccolto quasi 10.000 iscrizioni da tutte le scuole superiori della Sardegna. I giovani che intendono studiare a Cagliari potranno contare su un'ampia scelta: quasi 90 i corsi di studio, 42 triennali, 40 magistrali e 6 corsi a ciclo unico. L'offerta si è inoltre arricchita di nuovi corsi, come quello in tecnologie industriali per la transizione energetica digitale, insieme ad altre tre lauree magistrali, due in ambito medico, una dedicata al giornalismo e all'informazione web. L'obiettivo del rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, è quello di riuscire a incrementare il numero di studenti, che quest'anno conta 26.000 presenze e 2.000 tra docenti, ricercatori e amministrativi. La domanda potenziale forte in Sardegna c'è, il problema è riuscire appunto a creare il meccanismo per far sì che queste nostre diplomate, questi nostri diplomati poi effettivamente si iscrivano all'università, continuino un percorso e si specializzino sempre di più. L'innovazione è un'arma a doppio taglio, nel senso che praticamente se non sei abituato a studiare rischi poi di rimanere fuori. Tanto entusiasmo da parte delle studentesse e degli studenti, noi vediamo anche l'associazione degli studenti si sono riorganizzate proprio per vivere, per discutere, per ragionare. Questo per noi è un fatto molto importante.